Cari amici, buongiorno. Vi saluto con l'augurio pasquale, un augurio di pace e di ogni bene, con Gesù, in Gesù, crocefisso e risorto. Mi rivolgo in particolare a voi presbiteri, a voi diaconi, anche se non parlerò specificamente di voi, perché con questa possibilità della trasmissione della comunicazione via Icaro TV e streaming, ci possiamo rivolgere a tutti coloro che si pongono in ascolto, quindi anche alle vostre comunità, cari presbiteri, anche alle vostre spose, per voi diaconi permanenti, alle vostre famiglie, anche a tutti coloro che desiderano vivere intensamente questi 3 giorni. Ecco, noi siamo qui perché vogliamo fare un pieno di speranza. Siamo qui distanti ma uniti, non solo perché connessi virtualmente, ma perché collegati spiritualmente, non spiritualisticamente, cioè collegati con l'amalgama più forte, con una saldatura speciale che è la saldatura dell'amore dello Spirito Santo. Sì, ci siamo forse anche stancati di ripeterlo, però stiamo soffrendo in questi giorni duri e difficili, ma in cuore ci muove la certezza che nessuno ci può strappare, e cioè che niente e nessuno ci può separare dall'amore di Cristo. Dunque, questo tempo che ci appare così disgraziato, noi cristiani osiamo pensarlo come un tempo di grazia, un tempo di salvezza. Questa è la sfida che noi dobbiamo raccogliere dalla nostra fede nella Pasqua del Signore. Ecco, vorrei proporre un cammino di preghiera per questo ritiro spirituale che vorrei ritmare con 3 passaggi, quello del Giovedì Santo, quello del Venerdì Santo e quello della Domenica di Pasqua. Cominciamo dal mistero del Giovedì Santo. Accogliamo l'invito di Gesù ed entriamo con i 12 nel cenacolo. È la sera più nera e più amara per la vita di Gesù, è l'ultima sera. L'atmosfera è di particolare intimità, ma il contesto è particolarmente drammatico perché Giuda sta andando a tradire Gesù, a fare mercato del suo corpo e Pietro sta per rinnegarlo. E Gesù è lucidamente, pienamente consapevole di quello che gli sta per accadere. Mi viene da pensare a me, se io avessi saputo che dovrebbero venire ad arrestarmi, che sarebbero dovuti venire ad arrestarmi, e che i miei amici più intimi mi avrebbero rinnegato e tradito, avrebbero mercanteggiato il mio corpo, io penso che sarei caduto nel precipizio di un panico totale, di rabbia e di disperazione. Invece colpisce, pensiamo al dipinto di Leonardo da Vinci, L'ultima cena, Gesù è lì in una concentrazione intensa, è lì nel cenacolo, assolutamente sereno, anzi vuole fare festa, vuole mangiare l'ultima Pasqua, l'ultima cena pasquale con i suoi discepoli. Questo colpisce molto. Il verbo usato dagli evangelisti è il verbo consegnare. Stanno lì per consegnare Gesù. E in questo caso consegnare significa tradire, e però Gesù si consegna. Potremmo dire si tradisce letteralmente, nel senso che
mentre stanno per usare la più brutale violenza nei suoi confronti, Gesù invece esprime una donazione, un abbandono, una consegna totale. È il Vangelo del Giovedì Santo. Gesù prende un pane, lo spezza e lo dona, e di quel pane fa il segno del suo corpo, e poi prende la coppa di vino rosso e la distribuisce tra i commensali e lo fa diventare quel vino il suo sangue, e stringe un patto di alleanza con i dodici e con tutta l'umanità. Ecco, donare è la verità di Gesù, donare la vita. Nel momento in cui stanno per farne un oggetto di violenza brutale, Gesù invece si dona. Ma c'è un altro gesto che Gesù compie nel cenacolo, ed è quello della lavanda dei piedi. Un gesto davvero sconcertante. Pietro si sottrae al desiderio, anzi alla volontà tenace del Maestro di lavargli i piedi. Ma no, casomai tocca a me lavare i piedi a te. In fondo Pietro ragiona come ragioneremmo noi se dovessimo fissare il protocollo della venuta di Dio in mezzo a noi. Ecco, Gesù è il volto di Dio, è il volto del Padre, che non è un Dio potente, onnipotente, nel senso come se fosse un super faraone. Non è venuto lui per spadroneggiare su di noi, per espropriarci del dono che lui stesso ci ha fatto, la nostra libertà. È venuto invece per mettersi a servizio. Ricordiamo le sue parole: io sto in mezzo a voi come uno che serve. E il verbo servire è il verbo che si esprime, che si fa voce del verbo amare. E non è un verbo a scadenza, perché a Gesù piace talmente servire che lo farà anche nella casa del Padre, quando lui ci farà sedere a mensa e passerà a servirci. Ecco, servire, questo è il verbo di Gesù. E Gesù serve non benché sia il Signore, ma perché è il Signore. Dunque, la lavanda dei piedi è più che un gesto di umiltà, più che un esempio di disponibilità al servizio, è una rivelazione. Gesù si svela come colui che serve e si rivela come il Figlio di Dio venuto appunto non per farsi servire ma per mettersi a nostro servizio. Ecco, per servire, lo sappiamo, ci vuole un cuore umile e buono, sempre pronto a donarsi, gratuito nello spendersi, un cuore che mette al primo posto la prima persona plurale, che è il tu, non l'io, un cuore che non vuole mai occupare la corsia di emergenza, che vuole dare una mano a coloro che nel viaggio della vita sono rimasti in panne, che non vuole mai sorpassare i bisognosi. Questo è il cuore che Gesù ci trapianta, ci contagia. Un cuore che vuole amare servendo e servire amando. Accogliamo allora il dono di questo cuore, perché è il dono più prezioso che il Signore ci vuole fare nel cenacolo, nel mistero del Giovedì Santo. Signore Gesù, tu ci insegni che dobbiamo imparare a ricevere. Non siamo nulla da noi stessi. Ti domandiamo oggi la grazia di essere attenti all'amore che ci offri, di capire che prima di tutto dobbiamo volgere la nostra attenzione a te, non a noi stessi. È giusto come la pensi tu. È più importante che sia tu a lavare i piedi a noi anziché essere noi a lavare i piedi a te. Dobbiamo lasciarti fare. Dobbiamo lasciarci fare.
fare. Dobbiamo imparare a ricevere tutto dalle mani del Padre. Allora perfino le briciole che ci ritroveremo tra le mani le scopriremo avvolte dalla tenerezza del suo e del tuo amore infinito. Adesso passiamo dal Cenacolo direttamente al Calvario. Permettetemi di ripetere che mi rivolgo in modo particolare a voi presbiteri, a voi diaconi, ma parlando non in modo specifico e diretto della vostra identità sacramentale di presbiteri e di diaconi, ma partendo dalla radice battesimale, quella che ci fa discepoli, che ci fa cristiani, discepoli di Gesù. E questo allora permette un po' di aprire il grande angolare su tutti coloro che si sentono cristiani. Penso che con voi, amici preti, con voi, fratelli diaconi, e siamo persuasi che solo se la radice battesimale della nostra vita cristiana è viva, allora sarà tanto più vitale e vivace anche il ministero come diaconi e come presbiteri. Bene, ci poniamo davanti alla croce di Gesù. Il mistero di questa morte che Paolo chiama scandalo per i giudei e follia, stoltezza, assurdo per i pagani, si può riassumere in una semplicissima frase che lo stesso Paolo utilizza: umiliò se stesso. Ecco, questa proposizione semplice, nuda e cruda ci permette di passare dallo scandalo della croce alla fede nella croce. Solo se noi avremo provato il salto nella fede del centurione romano e prima ancora solo se noi avremo avvertito il brivido che poteva sperimentare un giudeo che si fosse trovato lì quel giorno sul Golgota, o anche quello sconcerto che deve aver provato un pagano greco romano che per la prima volta avesse sentito che questo Salvatore aveva rinunciato a salvare se stesso, non era sceso dalla croce per salvare se stesso, ma era morto così per salvare tutti noi. Ecco, penso che allora potremmo entrare in questo mistero che ci fa sempre sostare sulla soglia dell'indicibile, dell'incomprensibile, appunto del mistero, ma è una incomprensibilità che però ci permette di accogliere l'amore che in questo mistero si esprime, perché se l'amore non è mistero, allora certamente non ci permette di entrare, perché in un mistero si entra più che afferrare il suo contenuto. Ecco, noi non potremmo accettare questa frase senza avvertirne prima l'urto, perché se ci fosse detto che Gesù ha pensato a realizzare se stesso, a glorificare se stesso, a gratificare, a affermare se stesso, forse tutto sommato ci potevamo anche arrivare. Invece San Paolo non si vergogna del Vangelo della croce, che lui esprime appunto con quella espressione che probabilmente prende da un cantico della comunità cristiana primitiva. Gesù
pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, che potremmo tradurre così. Gesù non considerò lo stato di uguaglianza con Dio come una preda da non mollare, oppure non si avvalse del suo diritto di essere come Dio, o ancora non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio. È davvero un salto mortale, perché da Dio Gesù si riduce a uomo e da uomo si riduce a schiavo. Continua San Paolo, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dalla vertiginosa condizione di Dio, Cristo è disceso fino ad inabissarsi nel nostro abisso, come uomo tra gli uomini, fino ad assumere l'umiliante condizione di schiavo. E questo è davvero il volto di un Dio capovolto, un Dio che non ci umilia, ma si umilia, che si annienta, ma non ci annienta, che non è venuto, non ha mandato suo figlio per schiacciarci, ma lasciandosi schiacciare come un verme. Umiliò se stesso. Ma qual è la bella notizia che è concentrata in questa espressione? È che lui ha umiliato se stesso e lo ha fatto per me, per ciascuno di noi, per dare la sua vita e per darci la sua salvezza. Lo ha fatto, questo per me va sottolineato bene, per me significa a vantaggio di me peccatore, al posto di me peccatore, a motivo del mio peccato. Questo significa quella preposizione così semplice, per me. E San Paolo scrive: uno è morto per tutti e quindi tutti sono morti. Uno si è umiliato per tutti a motivo del peccato di tutti, al posto di tutti, a vantaggio di tutti. Umiliò se stesso. La superbia viene definita come la madre di tutti i vizi, l'orgoglio il padre di tutti i peccati. Ecco, vizi e peccati che sono stati letteralmente bruciati nella fornace del più umile amore. E così ci viene dischiusa una vita nuova. Non siamo più inesorabilmente condannati a correre, competere e confliggere. Non siamo più fatalmente destinati ad una esistenza basata sulla concorrenza, sull'arrivismo, sulla sopraffazione. Siamo chiamati a vivere da persone nuove, in comunità nuove, basate sulla gratuità, sulla gratitudine, sulla grazia. Persone e comunità che non si stancano di sognare, di costruire un mondo nuovo, fondato sui pilastri della libertà, della solidarietà, della fraternità. Umiliò se stesso. Ma questo potrebbe far venire a qualcuno il sospetto che in fondo si tratti di masochismo. Qualcuno ha detto che il cristianesimo ha contagiato l'umanità con il virus inquinante della umiltà. No, Gesù ci fa capire con il suo umiliarsi, con la sua umiliazione, che non è umano essere orgogliosi. È umano diventare umili, uomini pienamente umani. Lo dicono le stesse parole. Uomo e umiltà vengono dalla stessa radice, humus, che vuol dire terra, che vuol dire suolo. Leggiamo in San Paolo: se uno pensa di essere qualcosa mentre è nulla, inganna se stesso. In fondo Gesù l'aveva detto in modo ancora più chiaro, che chi si esalta sarà umiliato, chi si umilia sarà esaltato. E così Gesù è vissuto ed è morto così. Si è svuotato della sua gloria divina, si è lasciato mettere alla prova in tutto, si è fatto in tutto come noi, tranne il peccato. Umiliò se stesso. Per questo Dio
lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio, nel nome di Gesù ogni ginocchio pieghi le ginocchia e ogni lingua proclami Gesù Cristo è Signore per la gloria di Dio Padre. Possiamo sostare un minuto in contemplazione e in preghiera. Signore nostro Gesù Cristo, sorto dalla Vergine Maria, morto per amore del Padre e dei fratelli, risorto per aprire il varco dalla morte alla vita, salvezza sempre invocata e sempre attesa, ascolta il nostro grido di aiuto. Amore non amato, crocifisso desolato, per quanti hanno abbandonato la casa del Padre e non riescono a ritrovare la via del ritorno, noi ti preghiamo. Gesù, morto a braccia spalancate, per quanti negano Dio e lo rifiutano perché della tua croce si lascino stupire e interrogare, noi ti preghiamo. Santo Signore, deriso e flagellato, per tutti i sofferenti e tribolati, per le famiglie in difficoltà, per quanti non riescono a trovare casa, lavoro e serenità, per i carcerati, disperati ed emarginati, noi ti preghiamo. Fa sentire a tutti l'abbraccio del tuo umile e insuperabile amore. O Gesù dolce, o Gesù pio, Gesù figlio di Dio, tu verità, vita e via, Gesù figlio di Maria, noi ti preghiamo. Ed ora vogliamo collocarci presso la tomba vuota, vogliamo contemplare il mistero della Pasqua, del mattino di quel quindicesimo giorno del primo mese dell'era cristiana. Siamo a Gerusalemme sul Monte Calvario. Due giorni prima, all'ora nona, l'amore era arrivato fino alla fine. Il crocefisso aveva succhiato anche l'ultima amarissima goccia del calice della morte, un calice ormai vuoto, ma oggi è vuoto anche il sepolcro. Le piaghe non dolgono più. Le piaghe sono ormai solo il segno, la traccia dell'amore più che del dolore, della crocifissione. Maria Maddalena è tutta un grido. Hanno portato via il mio Signore e non sappiamo dove l'hanno messo. E così, con quel singhiozzo in gola, lei corre trafelata dai discepoli riuniti nel cenacolo per paura dei giudei a portare quell'annuncio strabiliante, sconvolgente. Il sepolcro è vuoto, la tomba è stata violata, questo è il primo pensiero. Poi lei ritorna piangendo su vicino alla tomba vuota e dà lo stesso messaggio, consegna lo stesso messaggio anche agli angeli e poi a Gesù stesso, che però lei non riconosce perché lo scambia per il custode del giardino di Giuseppe d'Arimatea, che aveva messo a disposizione la sua tomba nuova per seppellire il cadavere di Gesù crocefisso. E come fa Maria a riconoscere che non si tratta tanto del custode del cimitero quanto di Gesù in persona, quando lei si sente chiamare Mariam? E quella inflessione così unica, così singolare, irripetibile, con quel tono così intimo e dolce, la scuote dal suo incubo e Maria
si precipita ai piedi di Gesù e lo chiama così come lei era abituata a chiamarla nel dialetto aramaico che parlava, Rabboni, maestro mio. E piegata lì ai piedi di Gesù vorrebbe quasi trattenerli, ma quei piedi non sono più i piedi rigidi, irrigiditi, come quando lei li ha abbracciati il momento della sepoltura, con quel freddo glaciale della morte, del cadavere. E sono piedi vivi e inquieti che lei vorrebbe fermare, ma Gesù invece la scioglie da quell'abbraccio, si scioglie da quell'abbraccio e la manda, la invia, vada ai miei fratelli e di loro che vadano in Galilea, là mi vedranno. Questa è la missione che fa nominare Maria come l'apostola degli apostoli, la prima missionaria, perché da quel giorno l'annuncio della Pasqua comincia a rotolare giù per le pendici del Calvario fino ad arrivare agli estremi confini del mondo. Io ho visto il Signore, e così diranno anche i discepoli quando anch'essi lo vedranno. A questo punto noi potremmo metterci a questionare all'infinito sulle misteriose qualità di questo corpo che appare e scompare, che entra ed esce a piacimento e improvvisamente. Ma i discepoli non si pongono il problema di spiegare queste proprietà, queste qualità del corpo glorioso del Signore, ma si limitano a raccontarle. E il racconto si snoda sempre tra due affermazioni. Prima di tutto si tratta di un corpo reale, un corpo che si può palpare, che si può abbracciare, un corpo che non ha perduto nulla del realismo di un corpo umano. E sappiamo che il corpo umano ha proprio la funzione di rendere presente la persona. Dunque Gesù si rende presente con il suo corpo, ma, e questo è il bello, verrebbe da dire, è un corpo glorioso, non è come il corpo di Lazzaro che è risorto e poi è rimorto. È un corpo glorioso e dunque è un corpo che non condiziona più Gesù, imprigionandolo nelle dimensioni fondamentali dello spazio e del tempo. Dunque Gesù si rende presente con il suo corpo, ma non è affatto condizionato dal suo corpo. Ecco, se adesso io dovessi provare a esprimere la mia posizione davanti al crocefisso risorto, al suo corpo glorioso, forse potrei spiegarmi con una sorta di soliloquio. Ecco, se io vedo un uomo morire per me, un uomo a cui ero affezionato, un uomo che mi ha salvato la vita, io dirò ha dato la sua vita per me. Ma se poi lo vedo risorto e mi sento contagiare dalla sua vita nuova, al punto che di questa vita nuova io posso fare l'esperienza, allora non dirò solo ha dato la sua vita per me, ricomprendendo la morte non come un crack micidiale, ma come il dono supremo, non dirò allora solo ha dato la sua vita per me, ma mi ha dato e continua a darmi, perché la risurrezione è un evento in corso, continua a darmi la sua vita. Perché? Perché è proprio la mia esperienza, io non posso più fare a meno di lui. Questo però va compreso bene, è chiaro che è un corpo accessibile solo per chi crede, il che non significa allora che sia un prodotto della fede, come se fosse una immaginazione che viene materializzata, non è un fantasma
proiettato da una psicologia malsana, ma è una esperienza che io faccio realmente e che realmente posso fare solo appunto se io credo, se io posso dire che non posso più fare a meno di lui perché io sono definitivamente suo per sempre, nonostante la mia fragilità, perché niente mi potrà più separare dall'amore di Cristo, che significa l'amore di Cristo per me, non tanto e non in prima battuta l'amore mio per Cristo. Se io posso dire Gesù sono tuo, questa è la verità della mia vita e questa è la bellezza, la gioia della mia fede, della nostra fede. Gesù, io sono tuo. Così mi disse Don Giuseppe Maioli al termine della sua vita. Quando lo incontrai e gli chiesi, ma se tu mi dici che non riesci più a dire il breviario, ti posso allora chiedere com'è che preghi in questa tua condizione? E lui mi svelò il suo segreto. Dice, guardi, io dico sempre, non mi stanco di dire in questi ultimi giorni, Gesù, io sono tuo. Ma non l'ho inventata io questa espressione, l'ho imparata da una vecchietta della mia parrocchia quando mi trovavo a Sant'Ermete. Lei era tutta malata, completamente bloccata, paralizzata nella sua carrozzina e quando io le dissi, ma vedo che preghi sempre, cosa dici? Ah, io non mi stanco di ripetere, Gesù, io sono tuo. Ecco, Don Giuseppe ha detto così fino all'ultimo ed è morto sorridendo. Questo significa credere che Gesù è risorto. Questo significa, come dice San Paolo, con una frase, con un'espressione vertiginosa, noi viviamo da risorti perché viviamo come uomini che sono già ritornati dalla morte alla vita. Davvero è qualcosa di straordinario, di stupefacente. Verrebbe proprio da dire che roba, burdel. Tu sei veramente Padre, Signore nostro Dio. Tu non accantoni le cose grandi, buone e belle per te, ma ne fai dono a tutti noi. E il dono più prezioso e stupendo che potevi farci, tu ce l'hai fatto, il tuo figlio Gesù, quel tesoro di tuo figlio. Ma proprio là, dove fiorisce il grazie, spunta sofferta la domanda fatale. Se tu hai creato il mondo come dono per tutti, perché non tutti possono gustare il tuo dono? Nel tuo figlio Gesù ci hai manifestato il tuo gratuito, incondizionato amore per i piccoli e i poveri, per gli ammalati e gli esclusi. Ma i poveri, gli affamati, gli oppressi sono ancora tra noi, come pure gli egoisti, gli avari, i prepotenti che non accettano di spartire i tuoi doni. Ma nella vicenda di Gesù ci dici che la gioia vera e piena è la gioia della Pasqua, secondo la legge del chicco di grano. Non vivere per morire, ma morire per vivere e per far vivere, come il seme che dona la vita marcendo. Il tuo figlio Gesù ha realizzato il tuo regno nella condivisione e nel servizio, ha dato la sua vita per noi e per tutti i tuoi figli, per farci vivere una vita veramente risorta. Grazie, Signore Gesù. Gloria a te, Figlio di Dio. Gloria a te. Buongiorno a tutti, mi chiamo Don Adamo Afri e sono sacerdote della diocesi di Piacenza, Bobbio. Sono della comunità Papa Giovanni XXIII, membro. E vivo in una casa famiglia della comunità Papa Giovanni ormai da 20 anni, anzi è proprio all'interno della casa famiglia che ho maturato questo sogno, questo desiderio, no, di diventare sacerdote.
proprio un po' alla volta, ecco, e quindi sono sacerdote da 10 anni e ho il dono inestimabile di essere anche cappellano del carcere a Piacenza. Ecco, questo sono io e così negli ultimi anni mi è stato chiesto anche di essere un po' di riferimento per Papa Giovanni a Rimini. E quindi per questo ogni tanto sono nel vostro territorio e condivido con voi. Ecco, mi è stato chiesto di dire un po' come vivo io la consolazione di Dio nel dolore, nella prova. Ecco, pensare alla consolazione di Dio, certamente penso al momento dell'Eucaristia, la celebrazione dell'Eucaristia, la celebrazione dei sacramenti in genere, l'incontro con la parola, no? Sicuramente tutto questo mi ha sempre molto aiutato, rianimato, incoraggiato. Però diciamo che in tanti momenti della mia vita, quando ho provato ad essere più in difficoltà, più chiuso, no? A sentirmi comunque malato nel cuore, ho fatto proprio l'esperienza che il Signore mi veniva a cercare, attraverso dei piccoli, no? Dei poveri, delle persone così che quasi per caso capitavano sul mio cammino. Ecco, persone che, così riuscivano a tirarmi fuori dal mio io, da me stesso, dalle mie preoccupazioni. E liberandomi, no, da questa chiusura, ecco, aiutandomi a spalancare davvero, no, le porte del mio cuore, in realtà poi lo Spirito Santo, ecco, lì trovava spazio per infondere fiducia, per consolarmi, per aiutarmi ad andare avanti. Ecco, devo dire che questa è un'esperienza che ho provato tante volte nella vita, anche prima di essere sacerdote. Ho sempre avuto un cammino di fede, no? Che però diventava sempre più reale, concreto, sempre più profondo, nella misura in cui davvero accettavo di essere liberato da queste persone più in difficoltà, che potevano essere il compagno di classe quando ero più piccolo, potevano essere, oggi possono essere tante persone in difficoltà, in carcere, persone con cui condivido in casa famiglia, giovani, ecco. E quindi mi accorgo come la consolazione di Dio è proprio Dio che ti vede prima di tutto, no? Che ti guarda e guardandoti ti ama e quindi ti dà. Ecco, quello che ti manda, quello che ti è necessario per aiutarti, no? Per aiutarti a fare un ulteriore passo. Ecco, vi do un'immagine molto, molto bella, secondo me, di una bambina che noi abbiamo qui in casa nostra, a 5 anni, che quando va fuori, no? Nel giardino a giocare, quando si allontana un pochino, così dalla casa, comunque rientra sempre e chiede alla mamma di casa famiglia, no? Magari appoggiando la testa così, no? Qui così sulla pancia, no? Chiede alla mamma, ma tu mi guardi, no? Tu mi vedi da qui, ecco, tu se ho bisogno mi vedi, no? E poi va gio a giocare e poi ritorna subito dopo, no? Ritorna ancora un altro braccio e gli fa un po' la stessa domanda, ecco, ma tu mi vedi, tu mi guardi, no? Ecco, c'è questo, vedo che c'è questo sguardo di Dio, no? Amorevole sulla nostra vita. Ecco, e noi, davvero, nella misura in cui lo cerchiamo, così ci lasciamo incontrare, consolare, no? Allora dai, poi anche noi possiamo uscire e vivere
ciò che la vita ci dà da vivere, soprattutto in questo tempo dobbiamo essere coraggiosi e il coraggio viene proprio da un dono più grande che ci è dato. Grazie e dai, buon triduo a tutti. Ciao. Avevo 40 anni, facevo parte, come faccio parte tutt'oggi, della comunità Papa Giovanni XXIII. Ero stato segretario di Don Oreste, vivevo in una bellissima casa famiglia ed ero amministratore del comune di Rimini. Chi mi vedeva da fuori pensava che Dio e la fede fossero al centro della mia vita. E invece non era così, perché poi la vita piano piano ti porta a sostituirsi a Dio. Le cose vanno bene, sei un personaggio importante. Ci vuole un attimo che tu ti senta davvero Dio. E questa è una cosa che può succedere a tutti, perché non basta avere una vocazione, far parte di un movimento, ma neanche essere prete, perché Dio sia davvero il centro della tua vita. Poi, improvvisamente, nell'arco di una settimana, mi sono trovato da essere onnipotente, immortale, ad avere una data di scadenza. Mi hanno detto: Stefano, hai un tumore e non ti è rimasto più tempo. Io in quel momento mi sono sentito nudo e avevo davanti a me due strade. Una era quella della disperazione, di arrabbiarmi con Dio, e l'altra invece era quella di dialogare con Dio e chiedergli: perché a me? E in mio soccorso è venuto Don Oreste. Io me lo ricordo ancora, la sera prima dell'intervento e la mattina al mio risveglio. Era lì, con quel suo sorriso rassicurante, avvolgente. E mi sono venuti in mente tutte le volte che lui, davanti a una notizia negativa o tragica, si ripiegava in se stesso, sofferente, piegato dal dolore, per poi rialzarsi subito dopo e dire: io non so, Signore, perché sta succedendo tutto questo, però io so che Tu lo sai e questo mi basta. Tutto è grazia. Ecco perché da subito ho vissuto la malattia e quel tempo rimasto, cercando di capire qual era il progetto che Dio aveva per me. Il tempo rimasto a mia disposizione era un dono e che faceva parte di questo disegno. E decisi così di vivere il tempo, quello rimasto, intensamente. Perché da una parte dovevo recuperarlo, recuperare il tempo con i miei figli, quello che avevo perso, quello che avevo sprecato. E dall'altro dovevo anche utilizzarlo per essere di aiuto alle persone che, come me, stavano vivendo la malattia e la cura. E così ho trovato pace e serenità. E questo non significa che non avessi paura. Perché anche se sei abituato a frequentare un luogo come il The Hospital Oncologico, che più di altri ha a che fare con la morte stessa non può non farti paura. Poi la guarigione improvvisa, inaspettata, miracolosa. E anche lì, a quel punto, tu hai davanti due strade. E ce le dice bene Luca nel capitolo 17. Perché tu adesso puoi fare come i 9 lebbrosi, che una volta guariti vanno avanti per la loro strada come se nulla fosse. Oppure puoi fare come quell'unico lebbroso che torna indietro a lodare Dio. Ecco, io i primi anni dopo la mia guarigione ho vissuto la mia vita esattamente come quei 9 lebbrosi. Perché la mia vita è continuata come se nulla fosse. Anzi, ho continuato a sentirmi onnipotente, perché poi questa volta avevo anche sconfitto il cancro. Quindi anche davanti a un evento importante, non è detto che l'uomo sia in grado di leggere il disegno di Dio. Quando non hai più il dolore, quando non hai più sofferenza, il Signore ti lascia aperta la strada per capire se sei tu il protagonista del suo progetto oppure no. Poi però la morte di 2 ragazzi giovani, giovanissimi, a pochi mesi di distanza mi ha riportato alla realtà. Al funerale di uno di questi 2 ragazzi, la sua fidanzata mi è corsa incontro, era disperata, mi ha abbracciato e mi ha detto:
Stefano, lui non ce l'ha fatta. Ecco, dietro quella frase, detta senza malizia, c'era anche la parte non detta. E tu invece sì, tu ce l'hai fatta. E questo su di me ebbe un effetto devastante, perché solo in quel momento io sono riuscito ad avere la consapevolezza del dono e del miracolo, poi attribuito a Sandra Sabattini, che avevo ricevuto. Il miracolo quindi per me non è stato un punto di arrivo, ma in realtà è stato un punto di partenza, perché ho riscoperto solo in quel momento di essere parte del progetto più grande di Dio. Questa volta però è un progetto che ancora oggi si porta dietro alla stessa domanda: perché a me? E quel perché a me diventa prepotentemente il tuo grido, a volte di dolore, nei confronti di Dio, per cercare di capire che cosa Lui vuole oggi da te. Quella domanda, per tanto tempo, mi ha portato dolore, sofferenza e sensi di colpa. Poi ho capito che non potevo più perdere il tempo nella commiserazione e dovevo tornare a viverlo intensamente, come ai tempi della malattia. Mi era stato regalato quel tempo, io dovevo restituirlo in qualche modo. Però in quale modo? E allora ho cercato di capire che cosa un egocentrico come me può fare per restituire il tempo. E lì ho capito che l'unico modo era quello di uscire da me stesso e non vivere la mia vita secondo quello che piaceva a me, quello che mi andava di fare a me, ma secondo quello che mi veniva richiesto di fare. È un cambiamento di prospettiva incredibile, è una vita completamente diversa. E mi aiuto è venuto il Vescovo Francesco, che un giorno mi ha detto: Stefano, tu devi vivere la tua nuova vita come i servi alle nozze di Cana. Quando Maria dice loro: tutto quello che vi dirà di fare, voi fatelo. Ecco, quel pezzo di Vangelo non parla solo del primo miracolo di Gesù, ma in realtà ci fa capire benissimo che cosa significa la parola obbedienza. I servi hanno visto che dentro le brocche c'è l'acqua e sanno che se andranno a servire l'acqua ai commensali rischieranno il linciaggio, però loro la prendono e la portano lo stesso, perché era quello che Gesù aveva ordinato loro di fare. E quindi non ti poni più la domanda se quella cosa che ti è richiesta va bene per te, ma sai che sicuramente fa parte del progetto di Dio e questo ti dà serenità e pace. Sandra Sabattini, pochi giorni prima di morire, aveva scritto: il tempo è un dono che il donatore può toglierti come e quando vuole, quindi non può e non deve essere sprecato. Ecco, io cerco di vivere oggi come viveva il tempo Sandra Sabattini. Buona Pasqua a tutti.